Matteo Brunori ha detto no al Pescara, anche se la risposta non è definitiva. Almeno questo si desume dalle dichiarazioni rilasciate al portale pescarasport24.it da Sandro Stemperini, l'agente dell'attaccante nato in Brasile e che ha già indossato il biancazzurro da agosto 2019 a gennaio 2020. Matteo ha momentaneamente detto no al Pescara, ha affermato il procuratore, solo perché, avendo ricevuto anche altre proposte, vuole riflettere bene prima di prendere una decisione. A Pescara è stato bene ed ha buoni rapporti con tutti, ha chiosato l'agente, come a rimarcare che questo provvisorio no non è dettato da pregressi rapporti non idilliaci con alcuni compagni di squadra, ma solo da un'attenta valutazione delle offerte. Brunori era stato individuato dai dirigenti biancazzurri per arricchire la rosa di Auteri nel settore centravanti, anche per cautelarsi sulle condizioni fisiche di De Marchi, reduce da 2 anni difficili e che ora deve dimostrare di poter trovare continuità di impiego. In caso di rifiuto definitivo di Brunori si valeranno altre piste. Quella che porta Giuseppe Panico tocca il settore esterni. All'inizio della prossima settimana potrebbe svincolarsi d'ufficio con la definitiva esclusione del Novara dopo la pronuncia del CONI. Con Dursi e Galano potenziali titolari, la dirigenza attende di capire da Auteri se Bocic e Di Grazia possono far parte del progetto o meno. In caso contrario si potrebbe aprire uno spiraglio per Panico, che in passato ha indossato la maglia del Teramo al pari di Tommaso Cancellotti, di proprietà del Perugia, e che è finito nei radar del Pescara per il ruolo di esterno destro come alternativa di Zappella. Già in passato il Delfino era stato interessato a Cancellotti, quando poi nel 2017, in uscita dalla Juve Stabia, si era accasato al Brescia. In attesa di ulteriori sviluppi, e molto dipenderà anche dalle uscite di quei tesserati che non rientrano nei piani, c'è comunque grande curiosità per vedere all'opera la squadra ed i neoacquisti. Curiosità che sarà soddisfatta dall'amichevole che domani alle 16.30 la squadra disputerà con lo Spoltore. Massimo 300 spettatori potranno accedere al campo Gli Angeli di Palena, con prezzo del biglietto di 5 euro. Auteri in questi giorni ha lavorato molto sulla parte atletica, ma molto anche si è speso sulla parte tattica, cercando di trasmettere al gruppo i principi di gioco del suo 3-4-3. Lavoro che fino a martedì il tecnico di Floridia proseguirà a Palena. Poi la chiusura del ritiro e dopo alcuni giorni di riposo la squadra continuerà ad allenarsi al Poggio.